Buongiorno a tutti, bentornati sul canale YouTube. Oggi sono felice e spero di potervi dire di più molto presto. Non so se vede la faccia. Intanto parliamo un po' di tutto quello che sta accadendo nel mondo Juve, perché Dybala sembra essere il giocatore più odiato in questo momento dalla società Juventus, tra molte molte virgolette, perché ovviamente non è così, ma leggendo i giornali, leggendo le ultime notizie, leggendo i leak, sembra quasi che la Juve voglia assolutamente cedere Dybala a tutti i costi e che stia cercando di smollarlo un po' dappertutto. Ve lo dico subito, metto le mani avanti, secondo me non è così, ma ne parliamo immediatamente. Intanto ovviamente come sempre un mi piace, un commento qui sotto per supportare il mio lavoro online, sono molto contento di come sta andando, quindi grazie mille. Allora, è saltata la trattativa con lo United, Zenni, io non sono ancora così convinto che lo United sia un'ipotesi tramontata. Per quale motivo? Perché la Juventus non ha un'unica via tramite Dybala per contrattare con lo United, perché lo United è interessato anche ad altri profili. L'abbiamo detto, Mario Mandzukic su tutti, perché se dovesse partire Romelu Lukaku, il Manchester si ritroverebbe senza un centravanti di ruolo, di professione all'interno della rosa. Comunque un attaccante statuario, un attaccante con una certa stazza, in grado di fare determinate cose, di far salire la squadra, di giocare di sponda, non ce l'avrebbe, perché Martial, Rashford, Sanchez, magari Dybala, se poi davvero dovesse andare al Manchester, non sono quel tipo di profilo e sostanzialmente non si può pensare di giocare tutto l'anno, tutta la stagione, senza un attaccante in grado di garantire almeno la profondità o comunque l'appoggio per i compagni. Mandzukic non è proprio così, però a livello di forma proprio corporea si assomiglia molto di più a Lukaku rispetto a Dybala, su questo saremo tutti d'accordo. Quindi la Juventus preferirebbe vendere Dybala al Manchester United per questo motivo, perché comunque potrebbe poi approfondire il discorso con altri giocatori sia in entrata che in uscita. Abbiamo parlato dell'ipotesi Pogba, qui sopra nelle schede i video in cui elaboriamo un po' tutta la formazione di Sarri con Pogba e comunque il mio pensiero sull'operazione, sulla fattibilità di Paul Pogba, del Pogback alla Juventus. Guardatelo perché secondo me è molto interessante. Nella giornata di ieri ci sono stati vari video, nella giornata di oggi spero di portarvene un altro, perché comunque Danilo Cancelo dovrebbe essere chiusa già in giornata, già probabilmente nel pomeriggio o verso sera Danilo dovrebbe atterrare all'aeroporto Caselle di Torino, e quindi questo scambio ufficialmente è concluso e quindi la Juventus in questo momento guadagna soldi freschi dal mercato. Però perché la Juventus dovrebbe cedere Dybala? Abbiamo anche analizzato un po' il reparto offensivo della Juventus. Con l'accessione di Dybala e l'accessione di Ken già ufficializzata, la Juventus rimarrebbe con un attacco un po' così, bisognerebbe capire come incastrare le varie cose. Se aggiungiamo che anche Mandzukic è sul piede dei partenti, comunque uno tra Mandzukic e Wayne dovrà necessariamente uscire per quanto mi riguarda dall'organico della Juventus. Perché la Juventus vuole cedere Dybala? Perché probabilmente in questo momento è l'unico giocatore in grado di garantirgli denaro fresco e che non è sostanzialmente titolare o comunque il centro del progetto, perché l'ha detto Sarri più volte, secondo me anche sbagliando, cercando di ripetendo sempre questo concetto, c'è Cristiano Ronaldo più alti 10. Ok, quindi o Dybala si adatta o comunque la Juventus in questo momento non ha più voglia di aspettare Dybala e cerca di monetizzarlo. Cerca di monetizzarlo come vuole lei, però, quindi andando a prendere una cifra che vuole lei. Il PSG avrebbe offerto 60 milioni di euro. La Juventus vuole fare cassa, sì, l'ha già fatta con Ken, l'ha già fatta con Spinazzola, l'ha già fatta con Cancelo e Danilo quando si chiuderà questa trattativa, se dovesse chiudersi, anche se ormai siamo i titoli di coda. Prova a farla anche con Dybala, per fare il terzo colpo, comunque il colpo grosso all'interno della rosa, che può essere l'attaccante o il centrocampista, quindi Pogba, Eriksen, Icardi, Lukaku, può essere, a quanto pare, il PSG avrebbe offerto 60 milioni di euro cash per Dybala. Prima risposta riparateci no grazie. Perché no grazie? Perché la Juve si aspetta di più. Valuta Dybala più soldi di 60 milioni. Con il Manchester United era stata trovata una quadra del cerchio intorno agli 80-90 milioni di euro. Anche vero che in quel modo il Manchester non avrebbe dovuto sborsarli fisicamente, ma avrebbe scambiato un giocatore valutato comunque dalla Juve tanto, per permettere a entrambe le società di raggiungere un accordo economico favorevole per tutte e due. Ok? Ovvio che se te li offrono cash è diverso, perché deve esserci effettivamente un esborso. Tra l'altro nasce anche in mattinata, la Repubblica riporta questa cosa, che il PSG vorrebbe cedere Neymar e avrebbe contattato Juventus, Manchester United e Real Madrid per l'acquisto dello stesso. Io mi sento di escludere categoricamente l'acquisto di Neymar dalla Juventus, anche perché mancherebbe troppo poco, perché è un'operazione troppo grossa. Dovrebbe esserci, per dire, uno scambio di prestiti per un anno tra Dybala e Neymar, ma qua non è che siamo nel campo delle elezioni, qua siamo nel campo dell'utopia. Quanto mi riguarda, le possibilità sono meno di zero, poco più di zero, si parla di decimali intorno allo zero, quindi mi sento di escluderla categoricamente, nonostante
potrebbe essere il sogno principale per tutti i tifosi della Juve, pensare a un attacco con Cristiano Ronaldo, Neymar e Higuain, che ne so, o Cristiano Ronaldo, Neymar e Mandzukic, cioè sarebbe bellissimo, ma mi sento di escluderlo, o addirittura Cristiano Ronaldo prima punta, Neymar, Douglas Costa, ci si divertirebbe in una maniera incredibile, però davvero credo che non sia così. Quindi il PSG avrebbe offerto 60, la Juventus avrebbe detto no grazie, a queste condizioni no, però ne possiamo parlare, ne vogliamo almeno 80. Il PSG sicuramente non avrebbe problemi ad alzare l'offerta da 60 a 80 milioni, restiamo in attesa di vedere che cosa succederà. Ripeto, probabilmente la Juventus preferirebbe vendere Paulo Dybala al Manchester United, proprio perché sono coinvolti altri giocatori che possono essere Lukaku, Pogba, Mandzukic, Matuidi e direi pochi altri ancora, perché comunque abbiamo già detto 4-5 giocatori in entrambe le squadre, sarebbe una maxi operazione di mercato forse senza precedenti sull'asse Torino-Manchester. Fatto sta che nella giornata di oggi è circolata questa voce: Dybala all'Inter, è tornato fuori questo Dybala all'Inter. Ieri Dybala ha svolto le visite mediche, quando è arrivato al J Medical insieme ad Alexandro è stato inquadrato dalle telecamere, è apparso, ci è sembrato, almeno per quanto mi riguarda mi è sembrato molto commosso. Qualcuno ha detto triste, per quanto mi riguarda era commosso, perché in questi giorni di trattativa, in questi giorni in cui sicuramente avrà letto tante cose sul web, avrà letto tanto supporto da parte dei tifosi della Juve con Dybala non si tocca, questa hashtag che sta spopolando ma che per quanto mi riguarda non ha influito minimamente sulla trattativa. Per quanto mi riguarda Dybala verrà ceduto in questa sessione di mercato e non mi sento di escludere categoricamente il Manchester, potrebbe essere forse l'ipotesi principale più accreditata, più probabile, poi vedremo, perché comunque manca veramente poco, l'8 di giugno si avvicina in maniera inesorabile, la Juventus dovrebbe chiudere al volo così, dovrebbe riaprire i contatti ed è stato proprio Dybala a far capire al Manchester che non è attratto in maniera eccessiva dal progetto, però è venuta fuori questa idea Inter, ok? L'Inter invece mi sento di escluderla a priori, perché comunque sarebbe un insorgere popolare dover scambiare Dybala con Icardi che tra l'altro ha già fatto sapere che vuole rimanere all'Inter a scaldare la panchina per pigliarsi gratis quei milioni di euro che comunque gli spettano. Sapete bene, per quanto mi riguarda la questione Icardi-Inter è spinosa, complicata, ma ha ragione Icardi, perché l'Inter non può pretendere che lui cambi il suo procuratore soltanto perché alla dirigenza sta antipatica Vandanara e lui giustamente dice no, scusate, è mia moglie, la mia procuratrice, faccio anche abbastanza quello che mi pare, non vedo perché dovrei darvi retta, e l'Inter allora ha deciso di metterlo fuori rosa. Per quanto mi riguarda ragione Icardi, aveva ancora 2 anni di contratto, è stato deprezzato in maniera quasi imbarazzante, un po' come è successo con Nainggolan, mi va bene il pugno duro della società, ma fino a un certo punto. Non so se è un parallelo importante con Dybala, perché comunque la Juventus sta facendo capire che in questo momento Dybala non rientra più nei piani, non so quanto tecnici, quanto economici probabilmente, della società Juventus, vuole cercare di liberarsi di Paolo, vuole cercare di monetizzare al massimo la sua cessione, vuole cercare di creare una plusvalenza che consentirebbe al bilancio di essere alleggerito e probabilmente di provare un altro colpo in entrata, perché se vendi Mandzukic, vendi Dybala, ecco qua che la coperta diventa corta davanti, devi andare per forza a comprare un attaccante che probabilmente non sarà Icardi e che quindi Dybala non verrà scambiato con Icardi. L'Inter dovrebbe offrire 80 milioni di euro e forse di più, perché la Juventus a 80 lo dà al PSG, forse all'Inter ci fa due pensieri e ne chiede 90-100, a parità di offerta preferisce venderlo all'estero. Se invece Dybala dovesse rimanere, ecco che allora Mandzukic dovrebbe partire, in ogni modo uno tra Mandzukic e Higuain deve partire, e poi se parte Dybala deve arrivare anche un attaccante, se rimane Dybala deve arrivare un centrocampista top, di quelli importanti, può essere la mezzala come Pogba, in grado di garantire dinamicità, tecnica, fantasia, fisicità, l'ho già detto? Non mi ricordo, ancora fisicità all'interno del campo, o può essere un fantasista come può essere Isco, se ne è parlato tantissimo negli altri anni, adesso si è un po' raffreddata la pista Isco, perché anche il Real Madrid è un po' un cantiere aperto, non si sta capendo, Van de Beek, Pogba, Bale che non si sa se entra, se esce, un attimino di confusione anche a Madrid, nonostante siano partiti bam con una super campagna acquisti. Oppure potrebbe essere appunto Eriksen, si sta parlando di Eriksen anche in chiave United, lo United avrebbe offerto 60 milioni di euro per assicurarsi Eriksen, ma soprattutto uno stipendio da 15 milioni all'anno, parametri che escono totalmente dai radar Juventus, anche e soprattutto visto considerato l'ingaggio di De Ligt. Dico solo una cosa per concludere il video: per quanto mi riguarda in questo momento la Juve ha speso, sì, ma non così tanto, ha avuto degli ingressi, sì, e sono stati tanti. Se vado a confrontarmi con i calci mercato dello scorso anno, degli scorsi anni,
vedo questa tendenza della Juventus a spendere, sì, ma quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo speso meno e guadagnato meno, quindi o la Juventus sta cercando di stringere la corda e ha fatto un grosso colpo con De Ligt in difesa e poi è corsa ai ripari con degli scambi o dei parametri zero, perché praticamente tutti gli altri sono stati scambi a parametri zero a parte Demiral e Romero, ok? Oppure la Juventus, e quindi sta stringendo la corda per contenere anche l'opzione Ronaldo De Ligt, dato che dei soldi importanti sono stati spesi, oppure la Juventus si sta prestando a regalarci un ultimo colpo. Secondo voi cos'è? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Aspettiamo lo sbarco di Danilo, pronti poi a salutare Cancelo, comunque ne parleremo nel prossimo video. Ancora una volta commento qui sotto, mi piace al video, iscrizione al canale, attivate le notifiche, social network dappertutto, insomma sapete, ormai siete pratici, siete dei veterani di questo canale YouTube.